La quiete dopo la tempesta. Abbiamo visto gareggiare oggi i vari pescatori, i campioni dell'Alto Adige, per aggiudicarsi il primo posto alle provinciali. E c'è da dire, fare un piccolo commento, una piccola parentesi per quello che ha dato la possibilità di poter fare queste gare, che è stato Raimondo Falduti, scomparso nel 96, che ha creato tutto ciò. Chiaramente i tempi sono passati, sono passate diverse generazioni da questo laghetto, ormai 40 anni che l'associazione Oltrisarco è partecipe, fa queste gare, dei quali abbiamo avuto dei campioni mondiali anche, per cui per me è stata una cosa molto importante quella di ricordare questo personaggio della pesca sportiva in Alto Adige. E adesso andremo a intervistare, dopo fine gara andremo a intervistare i vari pescatori che hanno partecipato oggi alla competizione. Progetti Smile Fishing in aiuto dei bambini, Tambos qua con noi oggi, moschista per le provinciali, ci ha aiutato tantissimo per le gare di beneficenza che facciamo durante il corso dell'anno in provincia di Bolzano. Oggi concorrente campo gara Oltrisarco per le provinciali, com'è andata Tambos? È andata bene, anche tenendo conto che dopo 40 anni di pesca tradizionale mi sono messo a pescare con il mio maestro qua Giacomin, campione del mondo, con la mosca. Insomma, è sempre una sfida, no? È bello, non si sporca, è di molto divertente, insomma, è competizione. Adesso dura. Ascolta una cosa, deve venire con noi a fare il campione del mondo sul fiume. Sarà in grado di sopportare tale aspettativa per la Star Fishing TV? Allora, se come quest'anno il programma vado in pensione e il prossimo anno sono libero da impegni, può darsi che se dovrei entrarci potremmo anche farcela, insomma. No? Esatto. Comunque noi qua da Oltrisarco diamo un appello anche a tutti i nostri amici a casa che ci stanno guardando in questo momento. Le gare più importanti sono sempre quelle a scopo benefico, vero? Sì. Rispetto, che tu hai sempre avuto un occhio di riguardo. Io ho avuto un occhio di riguardo sia sulla pesca che in altre situazioni, anche da parte dei cacciatori, io sono anche cacciatore, e insomma quando c'è da fare beneficenza siamo sempre pronti. Ecco. Benissimo, no? Tambos, io ti ringrazio, intanto andiamo avanti. Grazie. Siamo qua con Mangia Casale al laghetto di Oltrisarco, fine gara dopo un tempo incredibile, bello, brutto, pioggia, non pioggia. Le tue considerazioni di questa gara? È stata abbastanza difficile perché anzi le condizioni hanno creato un po' questo rallentamento delle trote, però con la giusta tecnica e le giuste mosche si potevano prendere. No? Esatto. E dimmi un pochettino come ti sei classificato. Non proprio benissimo, perché erano più quelle perse che quelle agganciate, però va anche così, bisogna accettarlo. No? La dea fortuna è sempre in agguato, diciamo, in questi casi. Purtroppo è così. Ascoltami, tutto sommato però sono usciti parecchi pesci, ho visto, oggi, e anche delle belle trote. Esatto, molto belle. Anzi, anche proprio alla fine ha preso Thomas lì, ha preso una bella trota, 2,5 kg, era bella proprio. Nel complesso è andata bene. Allora, amici di Star Fishing TV, adesso andiamo a prendere il presidente dell'associazione Oltrisarco. E ti ringrazio intanto di tutto quanto e in culo alla balena. In culo alla balena, grazie. Sergio Giacomin, qua da Oltrisarco, presidente dell'Oltrisarco, promotore dei vari eventi di pesca Lago Mosca, pesca torrente. Sergio, come sta andando oggi? Bene. Si sono svolte le prime due prove del campionato provinciale, che è l'inizio della scaletta per accedere ai regionali, nazionali, mondiali.
Si è pescato i due giorni con un tempo ottimo, le trote hanno risposto, ci siamo divertiti, ho visto che le catture sono state numerose, sono contento perché quando vedi che tutti i tuoi soci si divertono in gare del genere è un bel inizio, insomma, no? Di anno. Che, di un anno che sia pescoso e valido, insomma. No? Ma una domandina che ti devo fare, non è che i tuoi figli, che hai istruito molto bene in questi anni di pesca, ti stanno un pochettino togliendo lo scettro? Sì, sì, mi sono sempre dietro alle calcagna, gli ho spiegato tutto, gli ho insegnato tutto, ma alcuni particolari li ho nascosti ben bene, ma molto bene. Forse me li spiegherai a me, neanche. Un giorno. Ogni pescatore ha i suoi segreti, no? Sergio, diciamo un augurio a tutti i pescatori in Mosca che in questo momento stanno combattendo sul territorio italiano, e di qualcosa, dagli un input fondamentale. Beh, niente, come inizio anno auguro un buon in bocca alla balena, mi raccomando, non dire buona fortuna a un pescatore se no si arrabbia, a tutti quanti, a tutti gli agonisti, e gli auguro un anno d'oro come è stato il mio anno l'anno scorso, insomma. Perfetto, da Starfishing TV è tutto quanto, direi per il momento, ci rivediamo alle zonali tra qualche mese.